E la voglia di resettare un pochino un po' di pensieri su una gran confusione che in questo momento c'è e che divide invece che unire i generi musicali. La gente si divide attorno a questo genere piuttosto che un altro, piuttosto che un altro, piuttosto che un altro. Quindi metallari da una parte, chi fa rap dall'altra, i musicisti classici, cioè è un mondo di gente completamente divisa. In realtà la musica non è fatta per dividere, ma è fatta per unire. E nel tentativo di restituire dei pensieri, qualche pensiero proprio agli ascoltatori, perché fondamentalmente questo libro è stato pensato per gli ascoltatori, ho riportato 35 anni di lavoro sull'oggettività della comunicazione musicale, sui nostri sentimenti, quindi su cosa fa la musica sui nostri sentimenti, e ho realizzato questo libro. Sono tavole che hanno il compito di far immaginare l'incanto. L'incanto nella musica è delegato solo al suono, in certi versi, è un elemento solo sonoro. Il tentativo è quello di mostrare la preziosità dell'intervallo musicale, quindi della caratteristica dell'intervallo musicale, attraverso delle forme che sono delle forme riconoscibili, sulle quali popolari proprio, in certi versi, sono diventate delle chiavi di lettura, ma anche proprio in termini di forma è una sorta di chiave, e su ogni manico di questa chiave c'è il simbolo di una forza. Una volta è la forza della saggezza, una volta è la forza della paura, un'altra volta la forza della contemplazione, della serenità, le tante forze che agiscono nella musica e che attraverso l'intervallo musicale ognuno di noi legge a suo modo, però loro sono elementi oggettivi. Intanto il musicista è un meteorologo dell'umore, fondamentalmente. Il primo lavoro del musicista è quello di fare questo bellissimo lavoro che spesso non sa di fare, ma lui è un meteorologo dell'umore. E poi invece il lavoro del musicista immaginativo è un piccolo saggio su come un musicista come me, che si ritiene immaginativo, guardando i diversi quadri di una commedia di Bergman, quindi i 12 quadri della commedia di Bergman, realizza delle musiche che consentono al pubblico, tra un quadro e l'altro, di spostare le proprie emozioni, portandole da momenti drammatici a momenti sereni, a momenti di crisi dubbiosa, e quindi tutte queste musiche sono un po' collegate alla mia maniera di far musica, quindi anche al libro. La musica ha il compito di incontrare la gente, e ciascuno di noi ha un codice assolutamente personale e individuale con il quale leggerla. Questo non significa che lei abbia degli elementi di oggettività. Del resto, se si prende una Coca-Cola, un'aranciata, una spremuta d'arancia, uno yogurt o qualsiasi altro elemento liquido, se non ci rendiamo conto che il minimo comune denominatore è l'acqua, non andiamo da nessuna parte. E la stessa cosa vale per la musica. Ci sono dei poteri che sono disciolti in tutti i generi musicali, e poi diciamo ci sono le varie essenze, che sono le forme a determinare le differenze, e poi ognuno di noi se li gode a suo modo. Non puoi dire a un melanconico di mettersi a ballare Brasil, a fare il trenino per esempio, perché un melanconico ti manda a fan bagno, voglio dire. Oppure si deve bere 2 litri o 1 litro di whisky, e così almeno gli vanno via tutti i suoi freni inibitori e comincia a dimenare il sedere come un entusiasta che invece lo fa normalmente quando sente un ritmo eccitante, lui si eccita per primo. La vibrazione fisica è la fisicità del suono della musica, ovvero la nostra possibilità di percepire la musica attraverso il suono. Il suono è l'elemento fisico, è imprescindibile.
cioè saremmo degli angeli, no? Anche il nostro corpo in qualche modo racchiude dei misteri straordinari che vanno al di là della nostra fisicità. La stessa cosa vale per la musica. Il corpo fisico della musica è il suono, ma però il suono si trasforma. Cioè a un certo punto smette di essere suono, diventa calore, diventa emozione, non è più suono, è un'altra cosa, no? E poi tutto questo in qualche modo si espande nel corpo e allora magari ci viene da piangere e allora compare una lacrima e allora qui vedi che tutto ritorna, no? Tutto, il fisico che ritorna al fisico passando però attraverso tanti gradi di invisibilità. Il suono è suono visibile, udibile, ma anche suono invisibile e inudibile. Ciao a tutti gli amici di Television Network.